La laurea anni fa ti dava lavoro, ma oggi purtroppo no. Salve a tutti, gentili utenti di YouTube. Oggi mi trovo a Roma, la mia città. Guardate che giornata meravigliosa Roma. Guardate che spettacolo. Roma caput mundi. Roma non è soltanto storia e cultura, ma è anche traffico, inquinamento, dunque anche smog, azzardo a dire. Per parlarvi di che cosa? Di un fatto molto semplice, ossia il fatto che di fatto, de facto, un tempo la laurea vi dava un lavoro, tra virgolette, vi garantiva un'attività lavorativa. Oggi purtroppo, secondo la mia opinione, no. Oggi non vi garantisce, non vi dà, non vi elargisce un lavoro. Va bene? Perché tutto questo dico? Semplice, perché tanti anni fa, molti anni fa, la laurea era presa da pochi. Oggi come oggi ci sono un sacco, una marea di laureati che di fatto, de facto, non lavorano, non vanno a lavorare. Va bene? Ora, io non sono un ipocrita, io non sono un falso, io non sono una persona che se la tira. Io sono una persona che racconta papale papale, pane pane, vino al vino, quello che è effettivamente l'attuale, quello che è effettivamente il moderno azzardo a dire. E vi posso garantire che la laurea oggi come oggi non serve a un fico secco. Attenzione, warning, è una mia opinione. Ognuno è libero di pensare come vuole. Perché dico questo? Perché la maggior parte delle persone sono laureate. Io ho amici, io ho conoscenti che di fatto, de facto, sono laureati e non lavorano, non hanno un posto di lavoro. Va bene? In pratica sono persone che pur avendo preso di fatto, de facto, la laurea, non lavorano. Stanno in pancialle, si trovano a stare a casa dei genitori, a non fare una ceppa di puntini e puntini. E semplicemente e bellamente si trovano ad essere dei disoccupati, cioè a non lavorare. Ora, io non sono un ipocrita, ora io non sono una persona falsa, io sono una persona reale, io sono una persona vera e vi posso garantire che non posso vedere persone che in qualche modo, che in qualche maniera, continuano a dire che con la laurea lavorano. Ora, è vero che se tu hai una laurea potente, una laurea per esempio in lingue orientali o in matematica o in fisica lavori, questo è poco ma sicuro, ma se secondo me prendi una laurea in discipline, tra virgolette, non molto papabili, non molto buone, ti ritrovi con il culo per terra e non riesci de facto, di fatto, a trovare un posto di lavoro. Ragazzi, c'è poco da storcere il naso. Questa è la mia opinione. Beh, un'opinione che può essere vista bene, un'opinione che può essere vista altresì male. Ok? Ora, e ripeto ancora ora, guardate con occhi critici, autentici la realtà. La maggior parte delle persone in Italia, sottolineo in Italia, sono laureate. Questo che significa? Che hanno una laurea in tasca. E io ho conoscenti, amici e addirittura parenti che pur avendo ottenuto una laurea non lavorano. Allora, dov'è il problema? Dov'è la situazione?
chiamiamola spiacevole, dov'è? Ecco, io vi invito a riflettere. Ci sono molte persone che oggi, e siamo all'anno 2021, non lavorano pur avendo, pur possedendo, di fatto, de facto, una laurea. Ma com'è sta storia, Lea? Semplice, perché la maggior parte delle persone hanno la laurea e ci si puliscono il buco del culo, il buco del sedere, va bene? Quindi io vi sto elaborando, io vi sto fornendo una mia teoria, una teoria che non pretende di essere vera, ma una teoria che pretende di essere diffusa, di essere trasmessa, va bene? Quindi attenzione, occhio, perché molto spesso le persone non si rendono conto di questa situazione qua. Quindi la laurea ti serve, ma la laurea ti serve fino a un certo punto, e la laurea ti dà un aiuto, chiamiamolo marginale, perché oggi come oggi la maggior parte delle persone ha una laurea e si trova in panciolle, non lavora, va bene? Quindi attenzione. Sì, per carità, voi potete prendere le lauree che volete, di fatto, de facto, però sappiate che con ogni probabilità rimarrete a pippare, okay? Perché? Perché la maggior parte delle persone hanno, di fatto, de facto, una laurea in tasca. Bene, un tempo si poteva trovare lavoro, si poteva anche eventualmente gestire, diciamo così, un proprio futuro, una propria attività, ma oggi come oggi, per il fatto che di fatto, de facto, ci sono un sacco di persone che hanno la laurea, è abbastanza difficile trovare un lavoro. Grazie da Leandro, conoscitore di Leandro di Roma, è tutto. Iscrivetevi, attivate la campanella, ci vediamo al prossimo video. Una buona giornata o una buona serata a voi tutti.